Buon pomeriggio a tutti, sono Andrea Massaccesi, abito a Filottrano, il paese natale di Michele Scarponi. E ricordarlo per me è un piacere e spero di non dimenticarlo mai e di non farlo dimenticare neanche ai suoi amici. Michele, scusatemi, ma io mi commuovo sempre quando parlo di Michele perché è un grande amico, è un amico umile e nella doppia veste di grande professionista del ciclismo e di concittadino. Professionista del ciclismo in quanto come componente della sicurezza delle partenze del Giro d'Italia ho vissuto con lui le ultime fasi della sua vita, ma anche diciamo le sue vittorie, compreso la vittoria dove ha vinto proprio il Giro d'Italia. Per noi ricordarlo e andare al Giro è proprio anche ricordare lui. Come cittadino posso dire che è una persona umile, è stata una persona umile, lo abbiamo visto come anche altri hanno citato dall'aiuto che ha dato come gregario a campione Nibali e poi con la speranza di diventare lui stesso capitano appunto nell'anno invece nefasto della sua morte. Quello che Michele piaceva è essere ricordato come un grande professionista e essere un vero professionista, quindi lui anche nel suo diario fatto nel 2002 nell'Androni, quando citava proprio il fatto che i tifosi dicevano Scarponi, e allora lui si risentiva, diceva: oh, mi hanno riconosciuto, sa che sono anch'io qui al Giro. E quindi lì ci fa capire Michele quanto fosse grande anche nel volere essere vicino al proprio tifoso, al proprio fans. L'umiltà è stata la sua grande vittoria, quello che l'ha reso secondo me immortale. Quest'opera è stata realizzata pensando a Michele e alle sue doti e alla sua vita, e abbiamo utilizzato il taglio di un tronco di albero dove abbiamo inciso il suo volto, l'albero perché tutti sanno lui era bravissimo nella salita, uno scalatore, e quindi la natura è quello che rappresenta la montagna, le grandi salite viene rappresentato sia dal legno che dalla montagna e dal tracitto in argento delle curve che sicuramente avrà percorso tanto tempo. L'aquila è il suo simbolo e i colori della stana, il tutto avvolto nella resina per immortalare quello che è per noi Michele. Quest'opera fatta dal maestro orafo Cinzia Federici è stata realizzata a marzo del 2018. Un'opera che per noi conta molto, ma non per il valore dell'opera, ma perché è stata dedicata a Michele proprio nella Tirrenia Adriatica, che è passata qui a Filottrano, si è fermata e abbiamo omaggiato attraverso anche la fondazione Michele Scarponi e il team Astana e i vincitori di altre tappe con questo ricordo. Noi siamo molti amici, eravamo molti amici di Michele, quindi non è scontato dire che ci manca, però ecco, al tutto non si può tornare indietro, quindi andiamo avanti con il suo ricordo, con la sua umiltà, cercando di migliorare, ecco, così. Ciao a tutti, il barbiere Barbaresi Francesco Filottrano, ero il barbiere di Michele Scarponi, soprattutto grande amico dei filotranesi e amico personale, dato che ci facevamo un paio d'anni di differenza d'età, perciò anche tramite scuola ci incontravamo e tutto quanto. Dopo, essendo appassionato del ciclismo, in automatico l'ho seguito sempre, e dal 2002 passato professionista ancora di più, perché era secondo me e secondo noi filotranesi un grande atleta, una grande persona soprattutto. E
3 anni fa la mancanza si è sentita personalmente e per tutto il paese è stata una, come si dice, una bella botta, una settimana di silenzi totali, intervistando anche altra gente sicuramente vi dirà la stessa cosa. È emozionante parlare di queste cose perché, ricordando un attimo, non piango mai, ma alle volte guardando video, anche video personali, scene personali, la lacrimuccia esce sempre, perché in effetti era veramente un grande, una grande persona. E altre cose del personale, perché magari cene, soprattutto quando non eri in gara, perciò il periodo di novembre, ottobre, adesso quest'anno è tutto cambiato con il coronavirus, però il mondo del ciclismo di solito a ottobre, novembre si ferma tutto, perciò ritornando a casa ci si rincontrava, cene con gli amici e tutto quanto, perciò dei vicende se comincia a raccontare non finiamo più, perché era... e teneva banco su tutto, parlava sempre lui, perché giustamente c'aveva tanto da dire, da noi parlava, a noi appassionati di ciclismo, però sul privato, giustamente, dato che per lui era un lavoro, si parlava più di cose personali, si immagina tra uomini quello, il discorso di che si trattava, però era una persona stupenda, ma più stupenda, se c'è un aggettivo più di stupendo c'è da metterlo, perché era veramente veramente un grande su tutto quanto, veramente. Bene, Niso Pilardinelli di Filottrano, naturalmente il luogo di nascita di Michele Scarponi. La nostra storia è iniziata qualche decennio fa, oramai all'inizio del 2000, quando Michele è diventato professionista e noi abbiamo creato un fan club e l'abbiamo seguito in tutta Europa, su tutte le sue gare. Abbiamo passato dei momenti bellissimi, delle giornate stupende con lui. Siamo stati alla Liege, siamo stati al Giro, al Tour, alla Vuelta. È stata un'esperienza molto forte. A chi piace il ciclismo, poi per un paese piccolo come Filottrano è diventato il centro quasi del mondo ciclistico, con Michele, grandissimo personaggio di carattere, e non a caso ha fatto il capitano su diverse squadre e vincendo anche un Giro d'Italia, la sua chicca. Poi dopo, purtroppo, è successo quello che tutti sappiamo, in un modo piuttosto brusco e drammatico e inaspettato soprattutto. E dalla sua scomparsa abbiamo creato un gruppo ciclistico, Michele Scarponi, in suo onore, in suo ricordo, con lo scopo, insieme alla Fondazione Michele Scarponi, di creare una certa sensibilità agli automobilisti, soprattutto perché sappiamo che purtroppo il ciclismo, la sua palestra è le strade, e le strade non sono sicure, ovvero sia c'è anche un problema soprattutto di rispetto, che sia poi un del più debole, più fragile, che sia un ciclista, che sia un pedone, che sia un piccolo ragazzino che va col motorino. E è stata creata questa fondazione da parte della famiglia proprio per sensibilizzare il più possibile la comunità. E l'altro scopo poi di questa fondazione è anche creare dei corsi per dei bambini che verranno fatti sicuramente in un futuro, bambini in una piccola scuola di ciclismo, ma questi sono tutti progetti che è una conseguenza del programma di questa fondazione. Abbiamo fatto il Giro E quest'anno, il 2020, noi di Filottrano, qualcuno di Filottrano, io tutta una settimana. L'esperienza è stata bellissima, naturalmente, il Giro E, perché
uno alla fin fine diventa quasi protagonista secondario nel suo piccolo, ma lo scopo principale era quello sempre di portare la sensibilità sulla strada. Infatti la Fondazione Michele Scarponi sulla maglia ha proprio il suo nome e una frase celebre nelle sue spalle dove ragazzi pensate a un sogno, che certe volte il sogno si può realizzare e si realizza sicuramente. La Fondazione cerca in tutte le maniere, con tutti i suoi posti che ha toccato fino adesso col giro, e di portare questo messaggio, il messaggio della sicurezza stradale, che ribadisco più di una volta è lo scopo vero e proprio della Fondazione. E adesso è la seconda parte del giro e io sono qui e ci sono altri. Il bello è che ogni giorno questi cambiano i ciclisti della squadra e ogni parte d'Italia si trova sempre dei supporter per queste idee, che per la Fondazione è una cosa molto bella e importante. Vedremo se riesce con questo Covid-19 a arrivare a Milano, perché vedo che ci sono dei problemi, però va bene, questa è un'altra storia. E altro non so, ricordo di Michele particolare, io lo ripeto sempre, lui era una persona molto altruista, non a caso è riuscito a fare diversi ruoli, da capitano a aiutante, famosa è l'aiuto a Nibali nel 2016 per vincere il Giro d'Italia, e il logo della Fondazione è proprio il piede a terra, cioè mettersi a disposizione quando serve anche di altre persone, che sia un altro capitano. E ricordo particolare, io mi ricordo nel 2010 quando ha vinto il Tirreno Adriatico, eravamo lì come fan club tutti quanti sotto al palco, poi abbiamo brindato con lo spumante, tutta una festa, una gloria, una cosa del genere molto importante. Poi mi ha dato, mi ricordo, coppa che era stata vinta, noi stavamo lì, io e un altro amico, e dico guarda, prendetela voi questa coppa, la portate su a Filottrano, e lui è venuto a casa con la macchina con il padre e noi abbiamo preso questa coppa del fan club. Poi ci siamo ritrovati di lì a casa sua del padre a festeggiare, però ecco, praticamente non teneva molto al trofeo fisico, lui è importante avere le soddisfazioni personali, che la sua gloria di aver vinto poi la Tirreno 2010. Prego.